Avvocato Roberto Marraffa, il ruolo dell'avvocato nell'immigrazione e nei flussi migratori. Ma ho già spiegato che il ruolo dell'avvocato è quello di, in questo momento, di essere una cerniera tra quello che è la tutela dei diritti minimi dell'emigrante, del migrante, chiamiamolo come vogliamo, migrante economico o richiedente asilo politico, cerniera, ti ripeto, tra le istituzioni e la persona che chiede asilo politico o che chiede comunque protezione internazionale. È una funzione, direi, anche etico-sociale importante. Quindi è l'avvocato che patrocina, che tutela o comunque tutela all'interno di tutto questo sistema quadro normativo di diritto positivo che noi italiani abbiamo, quasi esclusivamente noi italiani, perché non trovo altri riferimenti in altri stati anche dell'Unione Europea, e che quindi ci inorgoglisce, ci rende estremamente, come dire, orgogliosi di questo ruolo dell'avvocatura all'interno, ripeto, di un sistema paese che comunque bene o male regge l'impatto di questo fenomeno così imponente. Tenete conto che noi non, teniamo conto che noi non abbiamo mai, fino al 90-91, fino a quegli anni, avuto mai problemi di immigrazione, ma solo di emigrazione. È una novità, ma la novità grande è l'imponenza del fenomeno. L'avvocatura può fare, ripeto, da cuscinetto, da ammortizzatore per quanto riguarda la parte più delicata, diciamo, di questo voler restare in Italia o voler andare in Europa. Tuttavia non so come potrà lo Stato, come il Paese, come l'Unione Europea potrà affrontare un problema di questo tipo se aumenterà il flusso migratorio. L'importante è che ci sia qualcuno che poi studi le cose e cerchi di realizzarle anche a livello sociale e politico. Ma noi abbiamo l'articolo 10 della Costituzione che dice che l'Italia concede allo straniero gli stessi diritti che concede al cittadino, non solo, che noi abbiamo riconosciuto dal 47, dall'anno della Costituzione italiana, il diritto d'asilo fondamentale. E questo è l'elemento forse più importante che siete riusciti a mettere in luce. Beh, soprattutto perché poi tutte le convenzioni internazionali sul riconoscimento dei diritti dello straniero noi le abbiamo sottoscritte, le abbiamo recepite e quindi sono applicabili in Italia, sin dai tempi, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, avvocato, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille.